Parte dal Giampiero Pigliacelli il trittico di gare nel giro di una settimana per il Città di Teramo, speranzoso di accorciare dalla vetta. Con il Lauretum i biancorossi vanno a caccia del quarto successo consecutivo, ma la formazione pescarese si è rivelata ostica per chiunque, totalizzando 3 vittorie in 5 gare, 2 su 2 lontano da casa. Mister Pomanti alla vigilia si è detto molto fiducioso della crescita costante della squadra, ma non recupera nessuno degli indisponibili di Roseto. Fischia Francesco Di Rocco di Pescara, coadiuvato da Michelangelo Longo di Chieti e Angelo Ciocca dell'Aquila. Pronti via e il Teramo passa in vantaggio con Marco Antonelli che si coordina alla perfezione dal limite e batte Bozzelli, un gesto tecnico che sfida quello di Ferraioli a Roseto. I biancorossi non sembrano sazi, Cosmo Palumbo riceve a rimorchio, debole e centrale. Al 13° ottimo scambio Censori Palumbo, pallone di ritorno per il numero 8, Bozzelli si distende e blocca. Monologo Teramo, i ragazzi di Mister Di Biccari non riescono a prendere in mano la gara. Al 21° il calcio di punizione di Palumbo trova l'attenta risposta di Bozzelli. Tutto facile per la formazione di Mister Pomante che al 26° raddoppia. Farindolini riceve dalla destra e serve Nikita Kovalonox che da 2 passi insacca facilmente la sua 6ª rete stagionale. Proteste tra le fila dei biancazzurri per una presunta irregolarità di inizio azione. Nella circostanza allontanato un membro della panchina. Dopo il 2-0 squilla per 2 volte il Lauretum, costringendo Bozzi ad un paio di interventi complicati, prima sulla conclusione di Evangelista e poi su quella di Rosetta. Entrambi trovano il corner. Al 36° il corner calciato da Palumbo trova l'inserimento con i tempi giusti di Capitan Speranza. Sfera rispedita indietro, l'azione continua e i diavoli protestano per un presunto fallo di mano all'interno dell'area di rigore. Per Di Rocco di Pescara non c'è nulla. Primo tempo che va in archivio sul 2-0 e le immagini di Umberto Furria ci portano ai secondi 45 minuti, che si rivelano più soporiferi. Per la prima azione degna di nota dobbiamo aspettare il 18° quando Palumbo punta la porta e dalla distanza scarica una conclusione che si perde alla destra di Daniele Bozzelli. Il duello Palumbo-Bozzelli si trasferisce al 28° quando il numero 1 è reattivo sulla conclusione del fantasista Teramano. Sul corner successivo l'acrobazia di Pepe non trova l'effetto desiderato. Nell'ultimo pallone giocato il Lauretum migliora il passivo con l'incornata del subentrato Gianluca Di Fazio che con l'aiuto del palo batte Lorenzo Bozzi. Termina 2-1, altro successo per il Diavolo che ora non si ferma più. 2 giorni per ricaricare le batterie in vista della sfida di martedì al Mariani Pavone di Pineto contro il Fanalino di Coda Casoli. Il Lauretum invece incappa nel primo stop stagionale in trasferta, che lo porta appena fuori dalla zona playoff. Sì, sono contento per il gol, ma ancora più contento per il risultato. Sicuramente abbiamo fatto una grande partita, ma ci sono degli aspetti da migliorare, come nel secondo tempo dobbiamo imparare a chiudere le partite, non possiamo soffrire così. Dobbiamo capire che quando abbiamo la possibilità di fare gol dobbiamo buttarla dentro. Dobbiamo essere più concreti sia dietro che davanti, dopo il resto viene da sé. Comunque siamo in crescendo e sono contento della mia prestazione, ma soprattutto della squadra. Sì, per noi è la 4ª vittoria consecutiva, siamo, come ho detto, siamo già in crescendo, sia a livello personale che mi sento meglio e sia a livello di squadra. Niente, questo è tutto. Sì, il gol mi sono unito a quello di Emanuele, ma quello di Emanuele è più bello, era da più lontano. Il gol è bello, brutto, l'importante è fare gol e si esulta con la squadra. Sì, sicuramente, come ho detto, dobbiamo migliorare come chiudere le partite, ma anche a gestirla meglio. Purtroppo abbiamo preso gol all'ultimo, come contro la Rosetana, e questo è un aspetto che dobbiamo migliorare, anche perché se il gol lo subiamo poco prima, i minuti finali sono di fuoco, queste partite vanno chiuse, questo è importantissimo. La classifica è un po' presto, comunque noi guardiamo partita per partita. Adesso abbiamo vinto contro il Lauretum, abbiamo lottato, questa è una partita che va subitissimo archiviata, anche perché martedì si gioca subito. Già siamo con la testa a martedì, perché per noi ogni partita è importantissima per il nostro obiettivo, cioè per la vittoria del campionato. Sì, nel primo tempo sì, abbiamo fatto un'ottima prima frazione, abbiamo aggredito bene la gara, siamo stati fortunati anche dopo un minuto con un Eurogol di Antonelli, però siamo stati bravi nel giocare la palla, come ho detto ieri ci voleva un po' di personalità, nel primo tempo l'abbiamo fatta, solo che poi nel secondo tempo facciamo sempre lo stesso errore, facciamo sempre l'errore di dare sempre il coraggio alla squadra avversaria, non lo dobbiamo fare sul 2-0 per noi, dobbiamo essere bravi a metterci sempre la stessa cattiveria e chiudere la partita, perché pure oggi ha preso gol all'ultimo secondo, però un gol evitabilissimo,
ma era molto evitabile portare la partita così, perché noi abbiamo avuto tante occasioni, tante ripartenze, e sempre lì ci manca sempre quella lucidità, e forse a volte abbiamo troppa presunzione, troppa sicurezza, e non va bene, non va bene, perché sono due partite che alla fine ci fanno gol all'ultimo secondo e il risultato poi sembra al favore nostro. Però sai, può succedere pure che quell'episodio contro può capitare pure 10 minuti prima fine della partita, e immeritatamente vai a soffrire, vai a rovinare una partita, vai a cercare di non vincere una partita che non te lo meriti. Ma non è un problema fisico, perché sinceramente noi la partita l'abbiamo gestita dal punto di vista tattico, noi dovevamo gestire meglio la palla e mentale, forse perché i ragazzi, sai, sul 2-0 sul primo tempo abbiamo fatto una grossa partita e sinceramente il Loreto non ha fatto nulla. Forse ci sentiamo troppo, ma troppo sicuri. Invece noi dobbiamo capire che le partite durano 90 minuti, anzi 95 minuti, e quindi noi dobbiamo essere bravi, perché abbiamo qualità per farlo, una volta andati sul 2-0, di chiudere la partita. Le occasioni sono capitate, a volte c'è stata un po' di presunzione, a volte c'è stata un po' di poca lucidità. Quello sicuramente. L'importante era la vittoria. L'importante della vittoria, è normale che io come allenatore non posso essere mai contento al 100%. Lo sarò, speriamo, fra 5 mesi, speriamo. Però adesso è normale, io vi dico la verità, sono contento, però è normale che non sono contento al 100%, perché possiamo ancora migliorare. Sì, fortunatamente questa partita l'abbiamo vinta, adesso martedì, già domani mattina noi facciamo allenamento, già domani mattina cominceremo a pensare a Casoli, un'altra partita difficile, non dobbiamo guardare assolutamente la classifica, noi non siamo nella condizione adesso di guardare la classifica, dobbiamo pensare a noi stessi. Io lo dico sempre ai ragazzi, ogni domenica incontriamo un avversario e l'avversario bisogna batterlo, o con le buone o con le cattive. Noi, il nostro obiettivo è quello di arrivare in alto, ci dobbiamo provare, e quindi martedì noi abbiamo un unico risultato in testa, però ci dobbiamo mettere la cattiveria che ci abbiamo messo in primo tempo, perché una squadra come la nostra lo può fare anche per 90 minuti. Io alla Turris lo dico sempre, è una squadra che ha vinto 7 partite di fila, bisogna solo fargli i complimenti, però sinceramente noi fino adesso stiamo facendo il massimo, perché le prime 2-3 partite ci sta che perdevi qualche punto, però adesso noi stiamo facendo il nostro, noi alla Turris non ci dobbiamo pensare, perché lo dico sempre, non è retorica, ma è ancora presto, manca ancora un campionato e mezzo, può succedere di tutto, arriverà il mercato di dicembre che cambierà tanto, cambieranno tante squadre si rinforzeranno, quindi noi dobbiamo pensare al nostro cammino e alla nostra crescita, e siccome noi dobbiamo crescere tanto abbiamo grossi margini di miglioramento. La Turis adesso bisogna fargli solo i complimenti, ma sinceramente io non li sto guardando, solo in casa mia. Sì, la risposta, oltre al risultato, la risposta del pubblico per noi è importante. Sapere che abbiamo una tifoseria così vicino, una tifoseria così bella e direi anche sana, è una tifoseria che ci piace, che ci incita per 90 minuti. È chiaro che vincere, come ho detto sempre, aiuta a vincere, e poi farlo in casa ci dà ancora più carica per quello che deve ancora venire, no? Perché martedì rigiochiamo, domenica o sabato rigiocheremo di nuovo, quindi abbiamo questo un piccolo tour de force, lo andiamo ad affrontare nel miglior modo possibile. Per il resto penso che noi siamo contenti per come procede. Dobbiamo continuare a lavorare su questo passo, dobbiamo continuare ad essere attivi e a cercare di fare sempre meglio. Ma secondo me la classifica la guardo con la coda dell'occhio, non la guardo sempre perché è ancora presto, perché il campionato insomma è iniziato, è vero che è un campionato corto, noi dobbiamo pensare a fare il nostro cammino, poi i conti li tiriamo alla fine. Per adesso sono soddisfatto, insomma. Sì, gli under sì, per gli under io lo dico sempre, per gli under ci vuole pazienza, bisogna dargli tempo di innanzitutto adattarsi alla categoria e di entrare in gioco, quindi sicuramente possono migliorare, hanno margini di miglioramento che vediamo già su qualcuno, no? Oggi Bozzi ha fatto degli interventi anche importanti, lo stesso Sputore ha giocato bene a centrocampo, e quindi diciamo che io sono soddisfatto e niente, ce ne servono altri. Sicuramente un gol preso così a freddo probabilmente non ci voleva.
Loro sono stati bravi a credere subito in quella prima palla, è stata commessa un'ingenuità da parte nostra e purtroppo poi la partita per loro si è messa in discesa. E una squadra come la nostra non può concedere un vantaggio iniziale così importante per una squadra come il Teramo. Sì, sì, ai miei non posso rimproverare niente, ce l'hanno messa tutta, ovviamente la differenza c'è tra una squadra blasonata come il Teramo che annovera dei giocatori di categoria superiore contro una neopromossa che comunque ogni partita ce la mette tutta, quindi diciamo che va bene così, mi dispiace per il risultato, noi vorremmo sempre vincere, però è ovvio che poi vince sempre la più forte. Sì, adesso non abbiamo tempo per pensare troppo a questa partita, dobbiamo subito fare mente locale per la prossima partita. Partita importante, comincia a diventare uno scontro diretto perché bisogna fare i punti, queste sono partite che bisogna fare i punti, quindi cercheremo di prepararla nel breve tempo che abbiamo e cercheremo di fare il meglio. Ma sono due squadre diverse, entrambi forti, sinceramente adesso poter dire quale sia la migliore non sono capace, però penso che tutte e due se la giocheranno fino alla fine.